andato sicuramente più a loro favore in questa partita, non ci sembra davvero il caso di scaldarsi tanto. 18 a 18 è il punteggio, rigore per Lanaldi, lo batte Dunato. Ancora un pallone caldissimo, quello che si trova nelle mani d'arco Dunato, come è successo qui 7 giorni fa. Non sbaglia neanche questa volta d'arco Dunato. È la sua quarta rete personale. Naldi nuovamente in avanti, 19 a 18. Bressanone in attacco, Kovacs per Durvalder, fallo di Boschi su di lui. Ancora Kovacs per Durvalder, per Gisl. C'è un fallo su Gisl. Si riprende. 2-0-8 al termine di questa partita. Bressanone in attacco, Kovacs. C'è fallo su di lui. Naturalmente i giocatori dell'Analdi devono difendere più che possono. Intanto sono stati fischiati 2 minuti a Taroni dell'Analdi. Analdi quindi in inferiorità numerica, si riprende con la Bressanone sempre in attacco. 1:54 al termine. Gisl, Kovacs, ancora Gisl, Durvalder, Gisl, Kovacs, Casserole, Durvalder. Aveva quasi recuperato palla Boschi. Sono 2 minuti di esclusione anche per Montebugnoli. Continua lo show degli arbitri. Uno e 34 al termine. Palla sempre al Bressanone. Gisl per Casseroller, ancora Gisl, al centro per Kovacs, Durvalder. Gisl tira, Gisl sbaglia, un Analdi con 2 giocatori in meno, il Bressanone non è riuscito a realizzare. Un episodio questo da sottolineare, per sottolineare la prova della formazione di casa. 1 minuto al termine. Bianconi per Maccaferri, Dunato, pressa tutto campo naturalmente del Bressanone, Dunato per Maccaferri, per Bianconi, viene fischiato fallo di sfondamento, probabilmente non c'era, comunque ha recuperato palla Barberini e Lanaldi è nuovamente in attacco. Sono 2 minuti più che giusti di esclusione per Kovacs del Bressanone, forse qui c'era anche un cartellino rosso. 19 a 18, ribadiamo il punteggio, 30 secondi al termine. Palla all'Analdi. Non ci sentiamo ancora di dire che sia fatta, perché 30 secondi lo sappiamo, sono ancora lunghi. Comunque sicuramente un punto l'Analdi dovrebbe esserselo assicurato. Si riprende con Bianconi che passa a Boschi per Dunato, bisogna ovviamente tener palla. Dunato palleggia. Va a realizzare il gol della vittoria, ha realizzato Darko Dunato, 20 a 18 il punteggio, 15 secondi al termine. Il tiro della disperazione è di Gisl, che davvero si vede sul suo volto l'amarezza di questa partita, di questo risultato che li vede uscire sconfitti dal campo di Imola. 20 a 18 il punteggio, ultimi 8 secondi. Para ancora una volta Barberini il tiro di Nessing, mancano 2 secondi.
una grande impresa, una grande prova quella dell'Analdi. Lo sottolineiamo ancora una volta, il Bressanone è privo sì di due giocatori che non ci sono più, il Polleghizzi, ma è comunque squadra di tutto rispetto. Ma l'Analdi è riuscita oggi con una grande prova del collettivo, una grande prova di orgoglio, di carattere, di grinta a battere questa formazione. Viene parato da Sapioni il rigore di Viz. Termina in questo istante l'incontro, c'è grande gioia naturalmente in campo. L'Analdi si porta così a 9 punti in classifica, pari merito proprio con il Bressanone, 20-18 il punteggio. Ci risentiamo fra un attimo per qualche intervista. Con noi l'allenatore dell'Analdi, Mladenko Miskovic, ha appena terminato l'incontro, un grande incontro, una buonissima prova per la sua formazione. L'abbiamo sottolineato più volte durante la telecronaca, forse davanti all'esperienza del Bressanone ha vinto la grinta, il carattere, la voglia di vincere della sua squadra, è così? Io quando ho annunciato questa partita ho detto che sarà un incontro da esperienza contro giovane squadra, contro una squadra che può giocare assolutamente in un palamano collettivo dove ognuno deve dare il suo conto per menare avanti un gioco che noi preferiamo. Questo gioco sarebbe una gran difesa con veloci contrapiedi. Finalmente noi abbiamo riuscito. Io direi una cosa, che per Brescianone è più di quello che noi ci pensavamo che sia. Ecco, vogliamo fare qualche nome tra i suoi giocatori, anche se naturalmente hanno giocato bene tutti? No, io direi che i nomi non sono importanti, perché ognuno dei ragazzi entrato in campo ha dato il suo massimo, partendo da Barberini fino ai Sabioni, per cui direi che ha vinto il collettivo. Ecco, prossimo appuntamento Rubiera, ancora un incontro difficile, prima di quello ancora più difficile col Siracusa. Quest'Analdi però abbiamo visto può fare tanto. Allora, quest'Analdi cerca di fare tanto, noi stiamo lavorando creando una squadra e un gioco per l'anno prossimo. Questo anno è anno di esperienza in considerazione della squadra. Contro Rubiera, se rinnoviamo la partita d'oggi, mi auguro che potremo fare un buon risultato. Contro Ortisa parliamo dopo. Grazie, in bocca al lupo. Con noi anche Fabio Maccaferri, appena terminato questo incontro, lo dicevamo poco fa con Miskovic, soprattutto la vostra grinta, la vostra voglia di vincere contro forse l'esperienza del Bressanone, vero? Ah, certamente, Bressanone da tanti anni che milita nelle alte classifiche e in effetti non ci speravamo, comunque eravamo molto convinti perché il nostro allenatore ci ha fatto venire la voglia di vincere anche i giorni prima del match. In effetti in campo abbiamo dato molto, soprattutto in difesa, perché abbiamo fatto una grandissima difesa. Abbiamo incontrato un portiere che ci parava anche più del previsto, però in pallamano la difesa conta molto, anche più che segnare in attacco. Certo, ora Rubiera, poi in casa col Siracusa, altre due partite difficilissime, cosa può fare quest'Analdi? Sono due partite, come detto, molto difficili, noi speriamo soprattutto nel Rubiera. Speriamo di prendere due punti qui e con questi altri potremmo sicuramente essere, insomma, in una zona di sicurezza per entrare in playoff. In bocca al lupo. Grazie.